Start Together, numeri 2 and the band. Sono qua i numeri 2 in studio qua, con noi. Eccoci. Pensa che fortuna che avete, eh. Come state? Benissimo, benone, benone. Tutto bene. Bene. Voi? Tutto bene? Tutto a posto, tutto tranquillo. Prima ora sono stati con noi Joman e Killacat. Adesso è arrivato il vostro turno. Abbiamo ascoltato il pezzo Start Together, che tra l'altro è la title track dell'album con cui siete usciti qualche mese fa in free download, giusto? Sì, qualche mese fa in free download. Progetto particolare. Progetto e molto, non solo, perché è uscito in free download. Poi parliamo anche del cofanetto. È una storia lunga, non so se ti basta un'ora o quant'è. No, vabbè. Iniziamo a parlare di questo progetto, comunque Start Together, che fonde a rap a diverse contaminazioni musicali. Un progetto molto innovativo, secondo me, qua in Italia. Sì, anche secondo me. Poi non so se sia ben fatto o meno. Secondo Io. Voi? Fatto? Ben fatto. Ben fatto sempre. No, i lavori che facciamo, tipo. Allora, ma possiamo dire tutto, potete dire tutto quello che volete. Ah, non c'è allora senso, ok, ben fatto, fattissimo, cioè, un lavoro secondo Beh, noi dico, fattissimo. Quando è venuto qua a Gaido abbiamo parlato tipo 20 minuti di marijuana, quindi. Grido? No, Gaido. Okay. No, di marijuana. No, noi quella roba lì. No, comunque. Allora, questo progetto praticamente è la fine, tra virgolette, dei numeri due, quelli vecchi, i classici numeri due. Cosa abbiamo detto? Ci siamo trovati in studio un giorno, abbiamo detto: ma perché non fare della roba con una band? E con una band di cazzoni. Hai detto che si può dire quello che si vuole. Beh, certo. Cazzoni, lo dico. E niente, da lì è nato una sorta di jam session, no? Come dire, una sorta di beccarci in studio e cominciare a suonare, a scrivere, a bere tanta birra, a scrivere. Tu a bere la birra. No, e noi a suonare. Noi a suonare. Va bene. Io bevevo la birra, loro suonavano. No, perché succede sempre questa cosa in saletta, che praticamente Simo porta tipo 8 birre, poi ce le scoliamo noi e poi gli diamo la colpa di essersele bevute tutte lui. E lui se la prende molto per questo. Vabbè, niente, dai. Se di fatto che tra una birra e l'altra è nato appunto questo progetto. Sì, e si sente anche di brutto. È nato tra una birra e l'altra. Sì, 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 molto divertente appunto per questo. Volevamo chiamarlo Tra una birra e un'altra, però poi abbiamo optato. Potrebbe per essere il prossimo, sì, disco. Non sarebbe male, ma penso di smettere con la birra. Con la birra. Comunque, tornando un po' più sul serio, sul composto, come vi è venuta questa idea di dare appunto addio alla rap più tradizionale e lanciarvi in queste nuove sonorità? E diciamo che noi non siamo mai stati nel rap tradizionalissimo. No, però, anzi, con influenze elettroniche e altro, sì, avete sperimentato. Siamo passati dai Daft Punk ai Bovisa String Band. Dal country al... Però diciamo che comunque nell'ambiente rap italiano influenze elettroniche se ne sentono tante in diversi gruppi, comunque diversi progetti, sì, di diversi artisti. Mentre queste influenze più rock, ska, eccetera, eccetera. Aspetta un paio più d'anni, adesso arriveranno. Cioè, siete un po' dei precursori, se arriveranno. Sì, no? Quelli sfigati, però sì. Ma anche con l'elettronica, Fiori nel cervello, che era un pezzo. Ascolteremo più avanti. Sì, che ascolteremo più avanti. Ancora prima, Giù con i più Galli. Giù con i più Galli, in cassa. Il primo pezzo italiano con la cazza in quattro, direi. Sì, no? Sì, sì, direi. Credo di sì, assolutamente. Infatti, ed è del 2002. Ma questi qua che fanno la musica rap con la cassa in quattro, veramente no. E invece poi adesso? E noi, alle 7:30 la mattina in piedi? Da lavorare. Siamo fuori tempo. Perché li anticipiamo i tempi. Sì, dai. Siamo fuori. Non è una bella cosa, raga. Stiamo un attimo fermi, secondo me. Però, comunque, questo Start Together che abbiamo sentito è la traccia d'apertura del disco. Ma non è la traccia numero uno, è la traccia numero due. Beh, dato che voi siete i numeri due, il significato è abbastanza chiaro. Però perché avete questa, diciamo, fissa per il numero due? Perché vi piace così tanto? Ma perché, allora, quando è stato fondato il gruppo 10 anni fa, ovvero nel 2002, eravamo due gruppi da due, tutti e due di 22 anni, quindi il denominatore era il 2. Poi ci piaceva l'idea di stare davanti, cioè di stare dietro piuttosto che avanti. Okay. Non so, questa vuole essere una roba, ma vabbè.
Io direi che possiamo allora a questo punto passare alla seconda traccia presa da Start Together. Il titolo è Dai Scappiamo. Scappiamo scritto con la K, e questo già fa un po' capire la tipologia. Non è, di... non è per essere bimbi minchia, è perché è proprio un genere. Vabbè, poteva lasciamo. Essere anche perché siete dei bimbi minchia. Invece no, non è quello. No, siamo dei grandi minchia. Siamo degli adulti minchia. Adulti minchia. Adulti minchia. Comunque, ricordiamo agli ascoltatori che possono interagire con noi, fare tutte le domande che vogliono. Non siate intimoriti dal brio del dei dalla bellezza, dici. Ma no, ma ragazzi, dai. Tra l'altro in webcam, cioè, sembriamo anche molto più brutti di quelli che in realtà siamo. Ma noi siamo veramente non vi valorizza belli. Questa webcam, va cambiata. Comunque è un bell'oggetto di design. Sì? Sì, sì, fa la sua scena. Fa la sua scena, va bene. Torniamo però alla musica, lasciamo per un attimo da parte il design. Questa è Dai Scappiamo, numero 2 in the band. Sì, mm-hmm. Scusa, allora, avevo giusto detto poco fa, oh, ma ci state dentro qui ai ritmi. Sì, ma infatti i due ragazzi che hanno fatto tante radio erano a posto. È il ragazzo che ha fatto poche radio. Che allora non ha preso bene i tempi. Lui fa molta televisione. Ah. Non è abituato con i tempi radio. No, sembra una cazzata, ma è vero. Però la faccio dalla parte opposta. Cioè, ah, ok, ok. Esatto, so. Perché tu cosa fai, nel senso? Nella vita faccio il tipo baudo. Ma sempre per la filosofia numeri due, che ci piace stare dietro, anche nel caso della televisione e della telecamera. Mi sembra giusto. Siamo sempre lì. Comunque, tornando a parlare di questo progetto, da un lato la forte esposizione che ha il rap oggi favorisce la visibilità comunque degli artisti che fanno questo genere. Però, essendo anche per molte versi una moda, chi osa magari proponendo qualcosa di diverso dal sound che è più in voga rischia di passare inosservato. Cosa pensate al riguardo e anche a proposito di questo progetto? Tu dici? Cioè, io ho una sensazione proprio di abitudine su questa cosa, ormai da anni. Allora, per quello che riguarda... collega a quello che dicevate forse un po' prima, che magari chi è il primissimo che sperimenta, appunto voi siete stati tra i primi a aver fatto il senso quanto vuoi. Non vogliamo dire di essere stati i primi, assolutamente, per carità del cielo. Però non so nemmeno se la sperimentazione passa così inosservata. Secondo me la sperimentazione va. Se va, tutti vanno nel senso della sperimentazione. Se non va, rimane là. Se non va, rimane là e andrà tra tanti anni, come noi. Questo è il nostro caso. È il nostro caso in cui gli altri poi dopo tanti anni sono andati. Comunque, questo progetto è uscito inizialmente in free download, ma adesso è acquistabile in un cofanetto deluxe insieme alla primizia 2012, giusto? Parlateci un po' di tutto ciò. E io Ale Carmine, che adesso non c'è perché sta tenendo degli esami, alla Bocconi, tra l'altro. Ma veramente? No. Però era bello. Anche te era bello da dire. Dopo tanti anni di radio non hai ancora capito. No, però è uno che fa gli esami a spizzichi e Bocconi. quanto sembra sì. In effetti sì. Ciao Ale. No. Cosa succede? A, che non mi sento in cuffia. Ah, e questo non è molto positivo. Succede noi. Che nel 2002, i numeri 2, come dicevamo prima, erano due gruppi. Uno era la primizia, l'altro era Soul Master Project. Soul Master Project era Mastermind e Soul River. Io e Carmine eravamo la primizia. A 10 anni dopo 10 anni, abbiamo deciso. Ragazzi, siete veramente. Cioè, disturbati. Disturbati. Comunque, dopo 10 anni abbiamo deciso di fare un nuovo disco chiamando tanti amici illustri, tra le altre robe. Quindi, cioè, sarà la primizia 2012 con vari ospiti, quali Dante dei Two Fingers, Medda, Maxi B, Mondo Marcio. Sopreman, mi dico qualcuno. Seuit. Seuit. E basta. Maxi B l'hai già detto. Dante. L'hai già detto. Dante l'hai già detto. Medda l'hai già detto. Medda. Già detto tutti allora. Scusa. La primizia? La primizia, c'è anche la primizia. E niente, questo qua è un disco contenuto appunto in questo cofanetto, che è vendibile e ordinabile o ai nostri live o sul nostro sito. A proposito di live, avete qualcosa da annunciare? Io so che qua inizio luglio avete una data a Milano, vero? Sì, esagerato, un live in strada il 5 luglio in via Taon di Revel. Vicino Taon di Revel. Taon di Revel. Se tu devi correggere con le robe sbagliate, non correggi. Vabbè, almeno correggiamo così. Così resta chi più in mente. Pensava fosse De, è definitivamente convinto che è D. Di Revel, ed è un live strada. Si monterà un palco in strada e suoneremo lì
completamente gratis e completamente nudi. Ah, diciamo, la strada non è chiusa, quindi noi dovremmo stare attenti alle macchine che passeranno mentre stiamo suonando. E le macchine dovranno stare attenti al palco. E mentre staremo lì a montare il palco. Innovative, ecco. Noi siamo i primi. Poi non chiediamoci perché non vanno. Live a state, ma proprio davvero state. Uno street proprio... live in tutto e per tutto. E qua saremo anche gli ultimi, perché se ci va male un attimo con un incrocio, vabbè. Vabbè, comunque. I giovedì all'isola, che cosa... È l'evento, si chiamerà così, il giovedì all'isola, trattasi di un evento appunto che ogni giovedì in questo quartiere isola, dove c'è il Blue Note, dove ci sono vari locali di Milano, verranno fatti vari live, jazz, funky, pop, eccetera. Però non essere triste nel dirlo. Sono professionale, Teo, sono professionale. Quel velo di malinconia che... Mi piace a me la musica, mi mette sempre... Sei un artista... Non lo so, Gino Paoli, Lucio Dalla, il mare, inverno. Salutiamo anche un po' di ascoltatori che ci hanno scritto. Salutiamo il Masta. Grande Masta. 5 luglio, tutti a fare il casino. Grandi ragazzi, bella Masta, la cricca di Blackout. Salutiamo Jacopo Cislaghi, che è il Mistico. Vai che bella selezione di bei uomini. Salutiamo Mistico, che è stato qua con noi. Tra l'altro, bella Mistico. Il portachiavi è suo. Ah, esatto. Grande infatti Mistico. Sì. Ah, qui sento qualcosa che è partito. Ok. Salutiamo Alessandra, Chiave, Maria Grazia, che scrivono sul nostro player. Ma io voglio sapere che cos'è questo aggeggio qua. Che cosa stiamo armeggiando? Non è un sex toy. A. B. Non è una macchinetta del caffè. B. 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 C. Non è un televisore. Non fa niente, facciamo. Allora, questo qua. Diciamo che cos'è. Allora, questo qua è un cellulare. Sì. Con un obiettivo aggiunto che si chiama... E questo è obiettivo, perché... E questo è obiettivo, non è oggettivo. No. Cioè, è obiettivo, si chiama GoPano. Quindi tu mi stai puntando l'obiettivo. Quindi no, io sto puntando però, tutti, anche loro dall'altra... Diciamo la mano, una, io e te. Una telecamera circolare, Bravissimo. Abbiamo un obiettivo a 360 e in questo momento sto facendo un piccolo backstage della situazione che poi metterò online su YouTube. O su www.numeri2.com. Oppure su YouTube o su numeri2.com. Insomma, sto facendo. Ma questo non è chiaro. Ditelo su numeri2.com. Trovate una cifra di backstage. Sto facendo una serie di questi video che li sto chiamando Mastermind a 360, dove un po' racconto le mie cazzate che però si vedono tutti intorno, tutto tondo. Cazzate a tutto tondo. Tra l'altro, io so che sei molto bravo con queste. Io le chiamo aggeggi tecnologici perché sono un ignorante. Sì, che poi in realtà il vero nerd di tutto ciò è Teino. E in realtà lui non è molto bravo. Esatto. No, ma cioè, hai detto due cazzate. Basta, stopperei qua perché basta. Volevo chiederti una roba un po' più seria invece. So che il 20 e il 21 giugno sei a Torino, giusto? Perché tra l'altro mi sa che domani. E dopo domani. Domani e dopo domani. Ecco, infatti. Domani 2021. Domani, Cristo, devo andare. Domani 2021 insieme. Tra più o meno sarà così, perché io ho finito qua. Devo andare a fare un super carico di materiale in macchina e partire alla volta di Torino, dove terrò un workshop con chi vuole venire. In cui condivideremo. Vabbè, no, aspetta, ragazzi. Adesso devo cercare di capire anch'io cosa farò in questo workshop. Cercherò comunque di coinvolgere i ragazzi che verranno nel creare delle basi, insomma fare musica insieme. Io porterò un mio studio portatile e cercherò di coinvolgerli. No, dico, poi il problema dei giovani adesso è la droga. Ecco, esatto. Il problema è che c'è Mastermind come professore. Stupido. Esatto. In cattedra, ragazzi, quando lui aveva la vostra età. Basta fare una curiosità. Domani, sì, quando sei in cattedra, sei così col cappellino del miscompino? Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente, come sempre. Cioè, non è che mi travesto né per venire qui in radio, né mi travesto quando vado in aula, in cattedra a insegnare. Ma vai a cane. io sono così puro, capito? Sono un animo puro. Nonostante i soldi, nonostante la fame. Ma qual è la fame? No, cazzo, che io dicevo, arriva qui Mastermind, io non ho mai conosciuto di persona, fai workshop, sarà molto posato. Ma questo è il merito del nostro ufficio stampa, Giulia. Sì, è lei che mi fa apparire serio, ma poi in realtà sono così. Ma sei serio, eh?
Sono seriamente a battere, no, vabbè, se mi state sputando addosso, poi io dico vabbè, avete ragione, e, poi ne esci vincitore, credimi, sempre no, non sempre, cioè se uno in questo contesto, okay, comunque bene, dicevamo avevamo aperto appunto la parentesi, sì, ecco che saremo a Torino. Adesso non mi ricordo precisamente lo spazio. Aspetta, dammi un attimo che faccio proprio mente locale. Sì, aspetta che mi concentro. Dai, ci sei quasi. Credo che saremo al Barrio a Torino a fare appunto questo workshop 2 giorni. Poi faremo un live insieme ai Two Fingers. Quindi accorrete numerosi a Torino e vi aspettiamo a braccio aperto. Insomma, tutti a Torino. E visto che ho nominato i Two Fingers, direi che è il momento di ascoltare. Tutti quanti vogliono fare il rap. I due, tanto dalla Permizia 2012. Andava fatto sentire. Questa scritta andava fatto sentire. Salutiamo Ricky, Rufio. Salutiamo Rufio, salutiamo i Two Fingers. Tra l'altro, ricordiamo che da qualche parte sul sito di Odio Bocconi potete ascoltarvi l'intervista che abbiamo fatto a Danti l'anno scorso. Ma stiamo parlando di noi. Mi hai rovinato la marchetta. Potrete vedere in webcam tra 7 secondi che diventa Bordeaux. No, che tra l'altro io sono uno che loro mi prendono anche abbastanza in giro, perché quando parto con le mie marchettate sono tremendo. Quindi in che senso? No, nel senso che ricordo tutti i contatti, sulla macchinetta. Non mi preoccupava le marchettate, ma no. Salutiamo, ma adesso io ci tengo ci tengo a salutare subito Maria Grazia, che è la mamma di Matteo. Ciao mamma. Occhio che Matteo lo può chiamare solo sua mamma. Solo chiunque lei. Altro lo chiami Matteo. Scusa Matteo. Cosa mi scusa? Scusa. No! Quindi avanti ragazzi, intasiamo le linee per il nostro amico Matteo. Bastardi. Salutiamo anche Borut, nostro fan. Grande Borut. Borut. E niente, quindi abbiamo appena ascoltato Tutti quanti vogliono fare rap, che più o meno è un ritratto del momento attuale. Cioè ci sono tantissimi ragazzi che comunque vogliono fare rap. Assolutamente. Quindi cosa pensate a riguardo di questa fase storica del rap italiano? E poi vi chiederei se c'è qualche artista che seguite, che vi piace maggiormente, anche tra le nuove leve. Posso dire una cosa? Ma ci mancherebbe. Scusi il professore, prego. Ecco. Allora, io sono molto contento che tanti vogliano fare rap. Sono meno contento del perché vogliono fare rap. Questo è un questo professore, ragazzi. Intelligente. Bravo. Questa è un'ottima risposta. Grazie. Bravo. Grazie. Devo anche specificare. Sono professore. Per me era finita qui. È un po' Wikipedia. No, diciamo, dai, per farle in breve. Vabbè, il fatto che sono contento che tanti vogliono fare rap. Sono contento che l'hip hop finalmente sia riconosciuto anche qui in Italia come un genere vero come e musica proprio, popolare. Come musica popolare. Si è popolarizzato. Esatto. Non sono troppo d'accordo sul perché molti iniziano a fare rap, nel senso che penso che molti pensino di iniziare a fare rap perché vogliono fare il video rap. Cioè vogliono prima... dicono... voglio comparire nel video. Come posso fare a comparire in un video? Allora lo giustifico facendo un pezzo rap. Prima apparire rispetto che trasmettere. Sì, assolutamente. Sì. Ecco. Vedo un po' questo. Beh, anche perché è passato il concetto che è molto più facile fare un pezzo rap su una base fatta col computer piuttosto che mettersi a scrivere un pezzo al piano, alla chitarra. E beh, certo. E invece è una stronzata. E invece, esatto. E invece non è assolutamente proprio sempre così. Insomma, no, non è mai così. Qualcosa cioè, da dire e anche magari saperlo dire. Certo, certo, sicuramente. Voi come lo vedete il rap nei prossimi anni qua in Italia? Cioè pensate, come in tutto il mondo, bene, cioè, pensate ormai che sarà ma certo, cioè, ormai che sarà che non sia un fenomeno comunque passeggero, che se ci passeggero sia un picco... lo era ai tempi, adesso ormai è assodato che è questo, ormai è come dicevo prima, è pop e non vuole essere una roba brutta. Beh, certo, ma comunque già l'hip hop si è mescolato ad altri sì, generi sì, adesso esatto. È sempre più difficile identificare dei generi, quindi chi lo sa cosa sarà l'hip hop, se esisterà ancora l'hip hop oppure esisterà il dance pop. Boh!
Che piove nel cervello, eh? Adesso sta per partire, visto che prima l'abbiamo nominata. Ti vedo un po' confuso. Sì, ma sono confuso quella perché... roba dance che dice. Sì, perché sono confuso? Perché mi sento come se avessi nel cervello qualcosa tipo dei fiori. Aveva già annunciato. Comunque, beh, e poi ho fatto un annuncio molto prima che inizi il pezzo, quindi aspetta, mi sento tutto confuso, madonna, non capisco. Cosa sta succedendo nella mia testa? Guarda che è lunga ancora. No, lunga, no, la verità. C'ho dei fiori nel cervello. Di onda ci stavamo guardando il video che ha realizzato Mastermind mentre eravamo in diretta col suo aggeggio circolare. Qual è il nome tecnico? Gopano. Ah, okay. Gopano. E quindi, che dire, lo potete rivedere appunto sul sì, sito. Tra poco, dammi il tempo di uploadarlo. Quando uploadi di uploadarlo, scusa, dove? Su YouTube, diciamo, domani lo potrete vedere su YouTube. O su numeri2.com. Perfetto, e anche sulla nostra pagina di Blackout. Che è numeri2.com. Non è quella, la pagina di Blackout. Vediamo se riesco a ricordare una volta: www.facebook.com/blackoutmusic. Quindi dai, diventate fan anche la pubblica di anche lì. www.facebook.com/blackoutmusic. No! Vabbè, d'altronde non sono stipendiato. Vabbè, tanto è registrata, no? Questa non la posso rifare. Sì, la tagliamo. Ah, okay, no, veramente, adesso mi devo ammazzare. Aspetta, c'è sempre tempo. Comunque abbiamo ascoltato Fiori nel cervello, che è tratto da Artisti della Domenica. Vediamo se dico una cazzata, magari adesso la sparo vostra. Ma se non ricordo male, avevate chiamato così quest'album per sottolineare il fatto che conciliavate le vostre carriere comunque artistiche con il lavoro, artisti appunto. Questa è una gran cazzata, non abbiamo mai lavorato. Guarda loro, perché io a quell'epoca mi sto facendo io fino a oggi. Rapine. Poi non so. Ho detto una cazzata. Non hai detto una cazzata, hai detto una sacrosanta verità. Quindi come riuscite a conciliare questi due aspetti? Non riusciamo. Poi è semplicissimo. Esattamente. È difficile. È difficile. È sempre più difficile, perché più cresciamo e purtroppo più purtroppo gli impegni lavorativi, la vita privata e tutto quanto ingombra sempre di più nella propria sfera vitale, e quindi riuscire a trovare lo spazio per fare musica divertendosi in maniera genuina c'è sempre di meno, ma noi teniamo duro. Noi teniamo duro. Continuate a fare. No, non la facciamo in maniera genuina, la facciamo per i soldi. Mi sa che abbiamo sbagliato qualcosa, dobbiamo rivedere qualcosa, sì. Comunque, prima abbiamo parlato del fatto che è uscito questo nuovo cofanetto che celebra i vostri 10 anni di numeri 2. Parlateci un po' di come avete proprio iniziato. A noi piace chiedere ai nostri ospiti qual è stata la scintilla che li ha fatti innamorare del rap, che li ha fatti iniziare a cimentarsi musicalmente. Ma per quello che mi riguarda, le medie con Ale Carmine, prima superiore con Tupac, compagni di classe nostra, o come tutti della nostra generazione. Cioè, Tupac era un compagno di classe nostra. Al Vasco Menardi di Quarto Giorno. Infatti aveva sgarrato a Quarto. Ma tra l'altro è persona squisita, non ve l'ho mai raccontato. Offriva sempre il cappuccino. Offriva sempre da bere, ma... No, vabbè, c'era un nostro compagno di classe che ci ha detto ascoltatevi questo genere musicale. E io, che bello questo genere musicale. E da lì, da Tupac, sono passato a Strade di Città dell'Antico 31. Uno. No, e questo è per mettervi alla prova, perché c'è un'altra base sotto. Allora è il mio turno. Allora è il mio turno. No, io mi sto stufando, raga. Vabbè, allora un altro minuto e 50 per raccontare la mia esperienza personale. Ma se volete cambiamo argomento. No, però diciamo comunque gli anni sono quelli. Quando avevamo 13-14 anni, per me è iniziato tutto. La scintilla è stata una sera, una notte, che mi ricordo stavo tornando a casa con i miei genitori in macchina e per caso siamo finiti su Radio DJ e c'era un scusa, ho detto il nome della concorrenza. Hai detto genitori. Tutto il bene. Scusa, ho detto genitori. Dopo questa, senz'altro Radio DJ ci ha superato negli ascolti. Quindi, come si dice?
e c'era un programma che si chiamava Venerdì Rappa, dove c'era Albertino che con J-Ax degli Articolo 31 conduceva questo programma e diffondevano nell'etere la musica hip hop, e ho sentito J-Ax che faceva freestyle. Proprio si è messo lì su una base, si è messo a fare freestyle, ho detto che bomba, voglio farlo anch'io. Quella è stata la mia scintilla. E da lì è iniziato tutto. E il tuo? Il mio, no, a parte che siete due bambini. Però magari se ti metti davanti al microfono impari qualcosa. Adesso comincia con i 99 posse, sicuro come l'oro. Vai, vai. No, non è vero niente, no, io volevo parlare dell'esperienza nostra. Ah, in realtà no. Io non c'entravo assolutamente niente, questi due proprio, loro due esattamente, Chimo e Mastermind, una sera al telefono, loro erano reduci da una serata e anche io, ci siamo telefonati e hanno detto: oh, ma senti, ma vieni a suonare con noi, perché stiamo pensando di far diventare i numeri due qualcos'altro, una band con gli strumenti. E ho detto: va bene, ma io non so suonare niente. Mi hanno detto: suona il basso, visto che... Vabbè, da lì è nata la cosa, poi mi sono trovato anche a cantare ed è tutto molto divertente. E poi è nato appunto... E poi è nato il progetto Numeri 2 in the Band, Start Together, volume 1. E quindi mi sembra il caso di andare ad ascoltare un altro pezzo da questo progetto. Questa volta è il turno di Spread Love, Numeri 2 and the Band. Vi ricordiamo che potete acquistarlo in copia fisica, oltre che scaricarlo gratuitamente da internet, ma se lo acquistate avete anche la primizia 2012. Spread Love, Numeri 2 and the Band. Siamo quasi alla fine e c'è Chiara che posta il video per chi volesse vederlo. Spread Love. Grande Chiara. Grazie Chiara. Questo cognome lo conosco. Vero? Anche a me sembra familiare questo nome. Bravo. Così, sembra proprio familiare. Vabbè, secondo te. A me no, e ringrazio Chiara. Sei una grande Chiara. Vabbè, sveliamo il giochino. Sveliamo il giochino, lei è mia sorella. Salutiamola. Ciao Chiarina. Nonché la mia fidanzata. Vabbè, questo potevi evitare di dirlo. Perché? Perché mi metti in imbarazzo. Ah, tutti me. Perché? Sì, mi metti in imbarazzo, perché non voglio che si sappia che mia sorella se la fa con uno del gruppo. Poi tutti dicono: mink, Mastermind no, si fa fare tutti dicono, la sorella lì, dal nano del quello gruppo. Quello lì è nel gruppo perché si fa sua sorella. Non è vero, ci vogliamo tutti molto bene, molto anzi bene. Anche tra me e Teo ci sono di quelle cose sotto sotto. Cose... riesce a non abbracciarmi. Metrosexual, chiariamo. Perché... Bene, purtroppo stiamo arrivando a fine trasmissione. Voi siete dispiaciuti? Sì, sì, noi sì. Dimmelo, mi stavo dire, se ci fosse stato un condizionatore sarei rimasto anche altre tre ore. Però diciamo ma che... Ma a noi piace avere le nostre idee, non ci piacciono i condizionatori. Va bene. Questa è simpatica, dai. Comunque, a noi piace sempre chiudere facendo una domanda. Ma voi, come vi vedete artisticamente da qua a 5 anni? Io quando avevo 5 anni io sicuramente continuerò a scrivere, a fare quello che faccio. Poi non so in che dimensione, spazio, tempo, continuerò a farlo perché vivo per quello. Poi chi vivrà vedrà. Esatto. Senza particolari. No, assolutamente. Senza paletti né nulla. Mi piacerebbe che la cosa attuale continuasse, perché è una figata, perché stiamo bene, perché le cose fatte sono, a parer mio, ma credo anche loro, sono delle belle cose. Ci piace, ci divertiamo finché funziona così. Se poi c'è anche qualcuno a cui piacciamo noi e si diverte ascoltando quello che facciamo noi, divertendoci, bello, è così. Tutto ci sono tanti meglio, progetti c'è... Nostro... Ecco, avete già qualcosa in cantiere? C'è il disco mio della primizia parte 2, ci stiamo già lavorando. Numeri 2 siamo già in sala per con Sewit Villa, che è la cantante di Cicatrici. C'è un qualcosa, un EP in porto che vabbè adesso non stiamo ballo, a vedere, ma ballo. Lasciamo stare, magari. Numeri 2 e lei. Sarà più Sewit e Numeri 2. Sewit come cantante, Numeri 2 come autori e compositori, una roba del genere. Ah beh, dai. Sono curioso di sentire, perché tra l'altro ho una bella voce, l'abbiamo sentita prima nel pezzo Cicatrici, quindi attendiamo anche questa novità. Sì, direi tra una trentina d'anni. Conoscendo i nostri tempi. E Mastermind invece cosa vuole dire al riguardo? Ma io più che, vabbè, le speranze sono... Uno dice, vabbè, io spero che... Se devo essere realista... Dio, non lo so, cioè...
Io tra 5 anni vedo che secondo me stiamo ancora facendo musica. Ok? Stiamo ancora facendo musica insieme. Secondo me non lo so, ci vediamo tra 5 anni, ve lo dico. Sì, in effetti 5 anni, ragazzo. Guarda che noi ci abbiamo, I tempi sono sempre più brevi qua. Cioè noi ci abbiamo dato 2 mesi cambia tutto. Cioè, guarda, gente invecchia. Guarda che io parlo per me e Mastermind, che so che abbiamo passato la giovinezza e gli anni d'oro insieme. Dai 18 ai 25 ne abbiamo compiuto. Madonna, se ne abbiamo. Io adesso compiuto. Spero, ma non so se tra 5 anni. Settimana scorsa, intervistando Varca settimana scorsa, cioè tra 5 anni. Ma voi siete fuori tra 5 anni, probabilmente non siamo neanche più vivo. Ecco. Sembra paradossale, però è paradossale. E mi giro dalla web. E non volevo. Vabbè, niente. Dai. Perché ti giri dalla webcam? Questo non l'ho capito. Mi stavo grattando le palle come gesto scaramantico. Okay, tu chiedi. Io lo so. Giusto. Volete chiudere con qualcosa in particolare? Ricordiamo con gli appuntamenti. Che io direi che se andate su www.numeri2.com trovate tutto. Comunque, 5 luglio in via Town di Rivelle ci sarà questo grande evento dove ci esibiremo noi come numeri 2 and the band, Sopreman, DJ Sax, Sewit, birra gratis. Infatti ci esibiremo. Questa è bella. Comunque, l'avevo pensata ma ho evitato di dirla. Guarda un po'. E domani... Hai evitato di birla. Adesso domani che siamo in chiusura, ragazzi. E domani e dopodomani invece ricordiamo anche l'appuntamento con Mastermind a Torino. A Torino, El Barrio. Grazie Giulio, non c'è bisogno che mi rialzi il cartello. El Barrio. Però c'è aspetta, ragione, abbiamo perché... il 18. Giulia sta scrivendo. Beh. Giulia, il nostro ufficio stampa. 18. Murazzi al 18. Che è il 18 lui. Alle 18. Alle 18. Ai Murazzi. Ah. Giovedì questo giovedì ai Murazzi alle 18 sarò io insieme ai Two Fingers, insieme a Marco Maccarini, a credo farci dei cocktail, non ho capito, comunque è una situazione molto ilare. Ok, perfetto, quindi non mancate. A proposito, visto che stiamo ricordando di... Ah, aspetta, il 6 luglio ci sarà un DJ set della Madonna allo skate park di Monza, mio e di DJ Sax. Vabbè, perfetto, hai visto tutti marchetta. Scusa, tu hai il 7 luglio? Tra l'altro io ho un negozio di arredamenti. Magari non mi interessa. Cioè, LZ, un negozio di arredamenti sociali, ci vuole dei divani, delle camere. Uno lo dice, a Bocconi, la gente granosa. Un arredamento magari si vende anche. Comunque, vai. E ricordiamo che troverete anche il podcast di questa intervista prima o poi, stiamo registrando tutto nelle prossime settimane, abbiamo qualche arretrato ma ci mettiamo a fare i podcast e lo metteremo sul nostro canale YouTube. E poi io voglio vedere anche il video della diretta che ho fatto qua Mastermind. Sì, adesso guarda, appena finiamo lo uploado subito. Lo uploadi subito. Magari lo uploadiamo in un pub mentre viviamo una diretta. Sì, velocità, perché io poi devo partire alla volta di Torino, dove domani e dopodomani sarò a fare un workshop. Domani mattina. E che anch'io, ma sei in mezzo sono in ragazzi, magari fatti proprio 5 minuti così salutiamo, facciamo i bravi. Esatto, salutiamo con un pezzo storico targato numeri 2. Ho bisogno d'amore con Bassi. Questo è stato un pezzo proprio... 3 volte disco d'oro. Ciao Davide! Ciao Davide. Allora, visto che restano 50 secondi, parlateci di come è nato questo pezzo. Lavoravamo in studio insieme, artista, persona che abbiamo sempre rispettato. Massi, il nostro vecchio cantante, ha fatto una collaborazione con lui. Da lì è nata una collaborazione nostra con lui, è uscito il pezzo, è stato inserito nel nostro disco. Perché allora i dischi bisognava ancora andarli a fare in altri studi, cioè noi il primo disco l'abbiamo fatto in studio da Bassi, anche poi secondo e il terzo. Questo è il settimo, esatto. Cioè, giusto per dire. Poi piano piano la tecnologia ci è venuta incontro e anche i cani come me possono fare i dischi a casa, capito? Come la pasta, e qua cito il pezzo. Se siete stati attenti avete notato. Noi vi ringraziamo e che dire, Blackout torna settimana prossima. Non sappiamo ancora per qualche puntata andremo in onda prima della fine dell'estate. Però settimana prossima ci siamo senz'altro. Vi aspettiamo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, grandissimi. Ciao. Saluti anche dai numeri 2. Un saluto a Giovanni Genna in regia. Ciao a tutti. Ciao.